Nella Val d'Orcia, rinomata in tutto il mondo per le dolci colline da cartolina, disegnate dall'ambiente quanto dall'agricoltura, la minaccia degli ungulati sta mettendo in serio pericolo le semine primaverili. Una spada di Damocle non solo per gli agricoltori, ma anche per quei paesaggi che spesso hanno fatto da set cinematografico e che oggi rischiano di non poter più godere delle distese di girasoli. Da qualche anno a questa parte problemi legati soprattutto ai selvatici, gli ungulati, in particolare il cinghiale, hanno portato praticamente a escludere alcune colture. Per esempio il girasole non lo facciamo più perché dopo averlo seminato veniva completamente distrutto sia subito dopo la semina sia in fasi più avanzate, insomma prima della raccolta. Quindi purtroppo il problema del cinghiale e dei cinghiali ci ha creato un cambiamento negli indirizzi produttivi, insomma, dell'azienda. I danni all'agricoltura sono enormi e i produttori ogni anno devono fare i conti con una situazione sempre più disastrosa. I danni, purtroppo è sempre molto difficile fare una valutazione precisa dei danni, però siamo da un minimo del 20-25% praticamente sempre annualmente, cioè questo danno, fino a picchi anche del 50% o della totalità del danno. In qualche caso purtroppo ci sono degli appezzamenti che non le possiamo neanche raccogliere perché sono completamente distrutti, insomma, dagli animali. Nel settore cerealicolo la minaccia a ungulati va ad aggiungersi al problema dei prezzi troppo bassi corrisposti ai produttori, e specie il grano rischia di scomparire proprio in quella Val d'Orcia che delle sue spighe ha fatto vanto e icona nel mondo. Oltre a tutti i problemi generali che ci sono, perché ai prezzi dei cereali che sono crollati completamente, il grano duro a 15 euro, insomma, quindi è difficilissimo da questo lato. Oltretutto ci sta anche questo problema difficilissimo dove noi non possiamo far nulla, quindi sì, le istituzioni non ci aiutano, qui bisognerebbe risolverlo il problema. Perché questi animali sono in numero anomalo, non c'erano poi in questa zona, insomma i cinghiali sono presenti da 30 anni, 40 anni fa, 50 anni fa non c'erano questi animali qui che facevano questi danni. Gli ungulati non sono una minaccia solo per l'agricoltura, ma anche, specie in queste zone, per l'ambiente. E questi praticamente cinghiali, distruggendo completamente il territorio, rumano le biancane, erodono i calanchi, quindi anche dal punto di vista ambientale sono drammatici, insomma, quindi non ha senso questo tipo di non gestione, secondo me.